la storia dell'università è una storia che deve essere basata sui miglioramenti e sugli adeguamenti alle esigenze che il tempo e la condizione legislativa e le condizioni di contesto impongono. Certamente è migliorato nel senso che esiste una più rigorosa tenuta amministrativa e contabile, certamente è migliorato rispetto a una identità e a una razionalizzazione dei dipartimenti, certamente è migliorato in termini di servizi agli studenti, certamente è migliorato in termini di internazionalizzazione, certamente è migliorato in termini di consapevolezza complessiva dell'esigenza che l'Ateneo deve in gran parte essere capace di costruire il proprio futuro senza attendere soluzioni miracolistiche dall'esterno. Quindi questo senso di responsabilità è secondo me poi questo diffuso senso di responsabilità è secondo me il miglioramento diciamo più immateriale ma più importante. Se il nuovo rettore lo riterrà, penso di poter contribuire al completamento delle azioni che abbiamo già avviato sotto questa amministrazione per il miglioramento tanto strutturale quanto per la qualità complessiva dell'assistenza all'interno del Policlinico. Certamente ci sono delle partite sospese che il nuovo rettore dovrà affrontare e poi nel tempo chiaramente avrà la capacità e la esigenza di sviluppare ancora ulteriori linee di crescita, così come è naturale che sia. Io sono sicuro che avverrà e glielo auguro di tutto cuore.